Allora, come annunciato nel precedente video, riproponiamo nuovamente il test sugli oli protettivi. Gli oli ovviamente sono gli stessi del test precedente, questa volta però abbiamo cambiato l'ordine, infatti dove prima c'era il Ballistol o il CRC abbiamo messo il WD-40 ed il Frank e così via. Quindi iniziamo il test con la solita sgrassatura con diluente. Allora, questi sono gli oli, riepiloghiamo, abbiamo il Franchi nella prima posizione, l'olio militare che ho messo in una boccettina di plastica per comodità, il WD-40, il Ballistol, poi abbiamo il CRC, il Beretta e in ultima posizione il Break Free. Ok, procediamo. Ok, acceleriamo il tutto. Ok, abbiamo terminato l'operazione. Metteremo la presente barretta all'esposizione esterna. Diciamo a questo punto che il test può considerarsi concluso. Sono trascorsi ormai 74 giorni dall'inizio del test e come possiamo vedere la parte che ha, diciamo, resistito più a lungo è stata la parte trattata con il WD-40, vediamo se possiamo vederlo, ed anche quella con trattata con il break free. Allora, nel precedente test invece avevamo avuto, però quello era durato un mese, avevamo avuto il WD-40, il Frank e l'olio militare che avevano mantenuto, diciamo, una certa resistenza. Vedi la distanza, questo qua è durato più a lungo, però l'olio è stato messo in maniera più abbondante, quindi anche l'olio militare ha mantenuto, ma diciamo che poi ha ceduto, ha mantenuto pure per diverso tempo, poi ha ceduto. Quello che primeggia sia nel primo che nel secondo test è il WD-40, che si dimostra un ottimo olio, sia detergente che anche un olio abbastanza protettivo. Allora, ecco nuovamente gli oli usati, disposti secondo l'ordine mostrato nella durata del test. Quindi abbiamo come primo il CRC, che è stato quello che ha ceduto per prima.
La parte infatti trattata con il CRC è stata quella ad ossidarsi. Per prima. Poi abbiamo il Ballistol, poi abbiamo l'olio Beretta, poi abbiamo il Frank, poi abbiamo un olio vecchio dell'esercito italiano, un olio militare che ha mantenuto sia nel primo che nel secondo test una notevole resistenza all'ossidazione. Poi abbiamo il Break Free. E in ultimo il WD-40, Cioè che quello che ha mantenuto praticamente la resistenza sia nel primo che nel secondo test.